Hey Cooge, ben ritrovati a vostro Adrenalin Cromantone in questo nuovo e chi se lo aspettava episodio di Razzle Eleven Ogri all'attacco. Ebbene sì, un nuovo episodio perché c'era un'ultima cosa che volevo davvero fare prima di completare la serie di video su questo gioco. Come vedete sono negli alloggi del Giappone a Lyokot perché c'è un giocatore da reclutare che è molto importante, però per farlo bisogna avere dei requisiti fondamentali, altrimenti non se ne fa niente. Quindi iniziamo con avere almeno 80 amici e questo è ovvio. Livello squadra 57, no, a noi ci serve il livello 60 che è il livello master, quindi mi sa che non posso reclutarlo. Allarme spoiler, in realtà lo recluto perché la squadra ce l'ho a livello master cambiando alcuni giocatori. Poi andiamo sul sistema, record, avere almeno 360 sfide vinte, a me ne mancano 100, però non so se contano anche gli amichevoli, questa è una cosa che non viene spiegata, perciò vediamo. C'è chi afferma di averlo reclutato anche con 100 sfide e il livello 50, ma secondo me no, perché se ti dice che devi avere il livello 60 e almeno 360 sfide vinte, e allora ci vuole, perché devi dire una cazzata? Per prima cosa bisogna andare negli alloggi giapponesi a Lyokot, entrare, salire le scale e troveremo un losco figuro qui, che però, ehi guarda un po', è Nakata. Così sarebbe questo il dormitorio degli Inazuma Japan? Viaggia per tutto il mondo, forse un giorno ci rincontreremo da qualche parte. E se ne va. Un testo alquanto importante. Il prossimo punto dove il nostro amico Nakata è andato a rifugiarsi per non farsi acciuffare è a Tokyo Sud, allo stadio di Football Frontier. Entriamo qui. Ovviamente lui sarà proprio nello stadio perché è ovvio. Un giocatore di calcio come Hitoshi Nakata, affezionato al football, il vero football, no quello americano, eccolo qui. Ehi, ci incontriamo di nuovo, viaggia per tutto il mondo, forse un giorno ci rivedremo da qualche parte. E fugge, fugge fuggiasco. L'ultimo punto in cui si è andato a nascondere, beh, come è facilmente intuibile, è l'area italiana. Eccolo qua, andiamo, e campo da calcio. Eccolo qua, sì, ce l'abbiamo. Per fortuna, a differenza di Inazuma Eleven 2, non compare casualmente. Per molta fortuna. Eccolo qua. E così ci incontriamo di nuovo. Hai fatto molto allenamento. Posso dire che non ti manca la fiducia nei tuoi mezzi. Che ne dici di mostrarmi cosa sai fare? Ora ci saranno tre sfide. La prima è di rubare palla, quindi, insomma, sapete voi come giostrarvela con i vostri giocatori. La seconda è di fare un gol e la terza sfida è di fare tre gol. Ora, per fare gol vi consiglio un giocatore che abbia tecniche di vento, dato che il portiere Gigi Blasi ovviamente usa tecniche di tipo montagna e tecniche come il fuoco non sono affatto adatte. Quindi se avete un Axel Blades come me in squadra, lasciate perdere. Mettete un altro giocatore. Piccolo appunto. Se non avete fatto almeno 360 sfide, non potete neanche giocarci contro. Quindi, andiamo a fare altre 100 sfide, me ne mancano 100. Ok, la cosa divertente è che non possiamo affrontarlo se non soddisfiamo i requisiti necessari, però io ho 350 battaglie, 350 sfide, e mi fa comunque affrontare dei Toshi, quindi credo che siano 350 le sfide e non 360. Ho letto sempre 360, però a quanto pare vanno bene anche 350. Quindi direi di affrontarlo. Vi ricordo, allora, senza queste non potete neanche affrontarlo. Potete solo andarlo a trovare lì all'Italia. Che poi è semplicissimo in questo gioco. Allora, livello squadra master, quindi dal 60 in su. 80 amici, sfide 350. Ovviamente aver finito il gioco. Ci mancherebbe. Prima agli alloggi della Raimon, poi a Tokyo Sud allo stadio del Football Frontier e poi in Italia al campo da calcio della zona italiana. Quindi ora siamo pronti, ci incontriamo di nuovo. Hai fatto molto allenamento, posso dire che non ti manca la fiducia nei tuoi mezzi. Che ne dici di mostrarmi cosa sai fare? D'accordo, cominciamo. Quindi prima partita è un rubare palla. Oh yes, ok, allora vediamo un po', mettiamoli qui, questa formazione che hanno non mi piace.
Troppo vicino al pallone, va bene. Ok, vediamo un po' qua come possiamo giostrarcela. Per la partita dopo vi consiglio di portarvi comunque sia un giocatore che ha tiri di tipo vento, che riescono a scalfire la difesa di tipo montagna del portiere. Ecco, Nakata ovviamente fa super elastico e mi supera. Certo! Vai Mark, non ce la farei mai. E invece Mark ce la fa. La cosa buona è che Nakata ha tecniche più. Praticamente gli aumenta il consumo dei punti tecnica. E quindi con una sola si riscarica tutti. Eccoci qua, fai un gol senza subirne. Allora, facciamo tirare Jude, che ha Pinguino Imperatore numero 3. Sanford ancora non ce l'ho al 70, perché ovviamente non ci ho più giocato, quindi quello che è. Ok. Ok. Ci siamo, ok, lo supero. Va benissimo. Jude, è tutta tua. Ah, però, accidenti, è foresta. Beh, montagna contro foresta, sono neutrali, quindi Speriamo che ce la faccia. Vediamo un po' subito, dai, non perdiamo tempo. No, come blocca tiro. Giganto Wall. Comunque sia, è sempre meglio tirare con un personaggio che abbia vantaggio di elemento. Ovvero adesso dobbiamo fare 3 gol e devo farli assolutamente. Mi raccomando, Sanford, tutta tua. Ok, spazzali via. Con un Pinguino Imperatore numero 1, vai. La cosa buffa è che non ho tecniche vento. La cosa buffa è questa. Ho giocatori vento, ma non le tecniche. Jude, l'unico veramente. Però vabbè, finché faccio gol va bene. Che gol! Dunque, Nakata ti viene in squadra a livello 50. Non so se è una first try, che praticamente lo recluti al primo tentativo. Ma non credo, sennò sarebbe inutile come cosa. Cioè, non dovresti neanche combatterci, vieni in squadra e basta, lascia perdere. Ok, ora il difficile sarà rubare palla. Beh, neanche tanto difficile, perché non è come quando devi rubare palla all'avversario, che è appunto il minigioco ruba palla all'avversario. È un po' diversa la cosa. Ok, andiamo a questa. E la cosa buona è che ho le tecniche di livello 3. Oltre che essere quelle col livello, sono di livello 3. Invece lui barriera gigante è standard, quindi non dovrei avere assolutamente problemi. Potrei anche segnare con una tecnica di tipo fuoco a sto punto. Però per non rischiare. Ok, sono carico con tutti quanti, tranne che con Jude, che ha appena usato la tecnica. Ma non dovrei avere problemi. Nakata, ti prego, leva. Nakata. Mark, cosa combini? Mark non ha tiri, non può fare solo un tiro normale. Ovviamente io con Mark. Parata suprema, livello 3. Livello 3, come dicono gli abruzzesi. Che schifo. Che schifo. E comunque, sì, sono mezzo abruzzese. Mezzo, Dio, un quarto. Da parte di nonno. Dai ragazzi, su, che schifo. Ce la facciamo, per favore? Stiamo facendo abbastanza schifo. Occhio qua, vai. E Pinguino Imperatore numero 1 che sigla il terzo gol. Beh, ovviamente questo Nakata è molto più facile da trovare e da sconfiggere di quanto non sia su Inazuma Eleven 2. Su Inazuma Eleven 2, di cui ci ho fatto anche il video, è pazzesca la cosa. Poi compare anche randomicamente, quindi non sai se trovarlo lì personaggio o no. È impossibile. Bella partita, giocare insieme è stato davvero divertente. Forse mi unirò a voi per un po'. Questa partita mi ha ricordato quanto possa essere divertente giocare a calcio. Dovrebbe allora essere al 100% a first try. Ok. Buono.
Dice che la sua leggenda ha raggiunto i quattro angoli del mondo. Beh, insomma, ha giocato nell'Italia, quindi se conosci il calcio italiano, stai a posto. Beh, insomma, i suoi parametri non sono chissà cosa, normale. Centrocampista, super tecnica che appunto aumenta il consumo delle tecniche, dei punti tecnica. Calcio impavido, che è fortissima, però ti consumi tutti quanti i punti. E blocco acrobatico, e dovrebbe anche avere super elastico, che impara però a un livello superiore. Quindi effettivamente, quando ci combattiamo per reclutarlo, ha un livello superiore. Bene, Cuccio. Per questo video comunque sì, è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!